Buongiorno amici di Volley to You, benvenuti alla puntata di oggi. Come vedete sono in un meraviglioso giardino nell'attesa di potervi presentare l'ospite della nostra trasmissione di oggi. Lui è l'allenatore di una delle squadre che l'anno scorso ha fatto davvero bene, perché comunque dopo aver calcato insomma il palco della Serie A è riuscita a rimanere in Serie A. Quest'anno si è rafforzata tantissimo con l'arrivo della super opposta Camilla Mingardi, ma non solo, perché comunque questa squadra marchigiana ha in sé all'interno del proprio organico delle grandi promesse come Beatrice Gardini. Quindi sicuramente avrete capito che io sto parlando del super coach della Megabox Valle Foglia. È con noi Andrea Pistola. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno coach. Allora, cominciamo subito a parlare del presente. Prima di fare, magari siamo quasi alla fine dell'anno, quindi magari possiamo anche fare un recap di quella che è stata la stagione finora. Però non possiamo non parlare dell'impresa a cui siete chiamati sabato prossimo, perché da calendario noi sappiamo che la Megabox Valle Foglia è impegnata sabato sul campo di una delle squadre più ambiziose del campionato, che l'anno scorso si è giocata lo scudetto fino a gara 5 contro Conegliano, poi ha perso ed è la vero Volley Monza. Allora, coach, come vi siete attrezzati e come si arginano le bocche da fuoco come Egonu, come Folì, come si leggono le mani della nostra palleggiatrice della nostra nazionale, Alessia Orro, ma soprattutto mi sento di dire come si scardina la difesa di Brenda Castillo. Già nei nomi delle giocatrici che hai appena elencato si capisce chiaramente il valore di questa squadra, che non è solo una delle più forti del campionato italiano, probabilmente anche una delle più forti al mondo in questo momento. Lo dimostra anche il risultato che hanno fatto in Coppa in Turchia. Quindi sicuramente sono tutte giocatrici di altissimo livello, è difficilissimo poter pensare di prendere delle contromisure dei giocatori che hanno come Egonu delle altezze inarrivabili per qualsiasi muro del nostro livello, oppure giocatrici che hanno qualità in difesa come la Castillo. Noi abbiamo come obiettivo quello di cercare di continuare il nostro trend positivo, che in questa seconda parte del girone d'andata ci ha riportato in linea con i nostri programmi iniziali, e vorremmo provare a fare una partita dove con coraggio proviamo a prenderci i nostri rischi e a provare a mettere un po' in difficoltà Milano, che, ripeto, sappiamo tutti essere una squadra fortissima. Certo, sicuramente sì, una nota positiva mi sento di dire, perché allora la Megabox Valle Foglia è l'orgoglio marchigiano del volley femminile di Serie A, però mi sento di dire che c'è un pezzettino di marchigianità anche nella Vero Volley Milano, perché l'allenatore della Vero Volley è Marco Gaspari, che è un anconetano, e quindi comunque questa partita c'è tanto della nostra regione, c'è tanto della regione Marche. Allora, coach, io vorrei chiederle questo. Tante volte capita di sentir dire, no? Se noi guardiamo anche il percorso della nostra Italia, l'Italia, magari l'Italia maschile di pallavolo, quando abbiamo vinto l'Europeo con una squadra di tutti giovani, eravamo forse meno quotati, perché comunque quella che era la vecchia guardia, lo zoccolo duro della nazionale, era magari stata lasciata a casa con una scelta anche molto all'inizio chiacchierata da parte di Fefe De Giorgi di investire tanto solo sui giovani. Però questa scelta alla fine ha dato ragione sia a De Giorgi, ma anche alla nostra nazionale, che con una squadra di giovanissimi, forse anche senza troppa aspettativa e senza pressione, è riuscita a portarsi a casa un risultato straordinario. Quindi, partendo da questo, mi sento di dire che forse in una partita in cui si gioca, non voglio dire a cuor leggero, però senza dover magari avere una pressione importante, non è una partita da dentro fuori, ma è una partita in cui si sa che l'avversario magari è un livello veramente eccelso, forse è quasi meglio giocare in un contesto così, piuttosto che magari giocarsi un match che è una partita, è un match magari punto a punto per un altro tipo di qualificazione. Sicuramente queste partite qui nascondono più insidie per le squadre che sono favorite rispetto a quelle che partono, diciamo, senza il favore del pronostico, perché ovviamente hanno tutto da perdere da queste gare, e invece le altre squadre partono sicuramente con meno probabilità di vittoria, quindi giocano, come hai detto tu, sicuramente senza pressione. Però ecco, ormai il campionato italiano è formato da tante squadre di buon livello, e anche le big sono tutte
abituati comunque a tenere un livello di attenzione di livello tecnico importante. Non a caso i roster delle prime tre squadre sono composte praticamente da 13-14 giocatrici di altissimo livello, in modo tale da saper gestire anche le energie per quanto riguarda sia le coppe che il campionato. Quindi non mi aspetto sicuramente una vera volle che venga a affrontare questo impegno con sufficienza, tutt'altro, e quindi ecco, sicuramente sarà una partita per noi difficile, ma noi continuiamo a guardare più che altro il nostro percorso di crescita, e tra questo percorso ci resta per forza anche la possibilità di provare a impensierire le squadre più importanti. Questo sicuramente sì, comunque voi venite da una vittoria importante, una vittoria per 3-0 contro Casalmaggiore, una vittoria che comunque serviva anche a dare una bella boccata d'ossigeno, ma anche cioè, quell'energia, perché tanto è inutile negarlo, vincere aiuta a vincere, no? Quindi di sicuro un risultato positivo aiuta sia per il morale che proprio anche per creare quello spirito giusto per una squadra che è chiamata a fare un grande risultato e una grande partita. Ma sì, noi nel momento in cui avevamo un pochino più di difficoltà ce lo dicevamo che sarebbe stato solamente qualche vittoria, qualche risultato positivo a far ritornare la squadra ai propri valori, e in effetti così è stato, visto che delle ultime quattro partite ne abbiamo vinte tre, e adesso sicuramente il morale della squadra è ben diverso rispetto a un mese fa, quindi i presupposti certo. Per fare una bella partita ci sono, e speriamo c'è sempre il coraggio di andare in questo palcoscenico così prestigioso come sarà il palazzetto di Milano a fare una bella figura, una bella partita. Sicuramente sì. Allora, coach, voglio anche chiederle questo, no? Di solito a fine anno si fanno appunto i bilanci, no? Ovviamente il nostro campionato è agli inizi, diciamo siamo a metà più o meno, quindi non si parla del bilancio di fine anno, però per quello che è stato questo inizio di campionato, è stato come lei se lo aspettava? C'è stato qualche scivolone di troppo? Che cosa, se lei potesse, tra virgolette, come con una bacchetta magica, aggiustare qualcosa? Che cosa c'è da aggiustare su quello che è stato già fatto, secondo lei? Ma penso che allora a livello di risultati ci mancano un paio di partite, diciamo delle 12 che abbiamo fin qui disputato, abbiamo sbagliato un paio di partite contro avversari che erano alla nostra portata, e quindi ci mancano quei 5-6 punti che in questo momento ci metterebbero nella posizione di classifica più ottimistica che potevamo avere. Però ecco, tanto non si può più tornare indietro, e quindi quello che è stato fatto. Adesso l'importante è che la squadra abbia cominciato a assumere una sua fisionomia precisa e che il rendimento di alcune giocatrici stia crescendo, e quindi guardiamo più che altro al futuro con fiducia. Certo. Allora, coach, prima parlavamo appunto di queste grandi squadre, però mi sento di dire che il campionato quest'anno ha dato lustro e anche ha messo in evidenza anche delle belle sorprese, perché pensiamo magari alla Acquasapone Roma, che comunque è passata quest'anno in Serie A e ha fatto davvero bene, la squadra di Pinerolo comunque sta facendo bene. Mi sento di dire che comunque ci sono anche all'interno di quelle che, sa, ci sono quelle squadre che sono per antonomasia delle certezze del campionato. Comunque mi sento di dire che invece quest'anno sono state scoperte e viste anche delle cose forse inaspettate da parte di alcune squadre che stanno facendo davvero bene. Sì, sicuramente ci sono due squadre che sono Roma e Busto Arsizio, che all'inizio venivano accreditate insomma con meno facilità i risultati, che stanno facendo un percorso importante, sicuramente frutto anche del fatto che sono squadre composte da tanta gente con motivazioni importanti e molto spesso ragazze giovani che hanno poco da perdere, quindi hanno cominciato a trovare fiducia e ottenere qualche bel risultato, e quindi sull'onda dell'entusiasmo hanno fatto meglio magari di squadre più quotate, avevano dei nomi più importanti, ma questa è un po' la regola comune che capita un po' tutti gli anni in qualsiasi sport, quando si crea quell'alchimia giusta a livello di gruppo, a livello di mentalità e a livello di motivazioni, tante volte i valori tecnici vengono sovvertiti. Quindi direi che queste squadre sono sicuramente delle rivelazioni. Pinerolo la vedrei più come uno step in crescita, perché comunque già l'anno scorso ha fatto un bel campionato, quest'anno si è rinforzata con giocatrici
esperienza e quindi sicuramente sta facendo quello che un po' tutti si aspettavano, un step in più rispetto alla passata stagione. Allora, coach, guardiamo in casa, no? Guardiamo quello che c'è tra le mura amiche, no? Cioè, vediamo come è composto il nostro roster. Io vorrei chiederle questo. Siamo a metà stagione. Quali sono gli obiettivi della Megabox quest'anno e dove può e vuole arrivare la Megabox? Gli obiettivi stagionali, quali sono da centrare? L'obiettivo che ci siamo messi era quello di entrare nelle prime otto e direi che al di là dell'ottavo posto che abbiamo raggiunto adesso, ci sono ancora due scalini che possono essere messi come obiettivi, cioè praticamente la sesta e la settima posizione sono lì vicino, un punto, due punti. Più avanti sicuramente ci sono squadre che sia per roster che per qualità tecniche sono un pochino più avanti. Quindi direi che se vogliamo essere bravi, dobbiamo cercare di puntare di entrare nei primi otto e magari anche nei primi sei se ce la facciamo. Certo, e invece voglio chiederle anche questo, no? Tanto l'anno scorso si è sempre parlato negli ultimi anni di questa presunta imbattibilità di Conegliano, no? E non, io non le nego che quando sono arrivati a gara 5 l'anno scorso con Milano, io, non che perché ci sia qualcosa di male con Conegliano, assolutamente è composta da delle giocatrici straordinarie, stratosferiche, poi nonostante Conegliano abbia cambiato volto, perché comunque l'anno scorso era andata via Egonu, cioè comunque era stata una Conegliano ri rimaneggiata, però non meno efficace e non meno vincente. Comunque sono portate a casa lo scudetto di nuovo, però non le nego che io, è come se in parte avessi sperato che questo scettro gli venisse un pochino rubato, per il semplice fatto che fino a un paio d'anni fa, già quest'anno è diverso, sembrava quasi che la vittoria di Conegliano fosse data per scontata, perché c'era una grande disomogeneità all'interno del calendario del campionato, perché c'erano quelle due o tre squadre e poi tutto il resto, come se ci fosse uno stacco importante tra le prime due, tra le reginette e poi c'erano tutte le altre squadre. Invece mi sento di dire che a livello del bel gioco, cioè per quelli che guardano la pallavolo, negli ultimi, dall'anno scorso a quest'anno, comunque ci sono stati, le carte si sono mescolate e è comunque sempre molto avvincente vedere le partite perché nessun risultato è dato per scontato. Tutto questo per chiederle, secondo lei Conegliano è ancora la squadra da battere? Cioè ancora la leader della classifica e colei che comunque è un gradino sopra le altre, oppure, visti comunque i nuovi roster, c'è qualcuno che secondo lei può pensare di ambire a togliere lo scettro a questa Conegliano? Gli altri anni sicuramente c'era più divario. In quest'ultima annata, diciamo che Milano e Scandicci hanno allestito delle squadre che si avvicinano molto dal punto di vista delle qualità tecniche a Conegliano. Quindi queste prime tre squadre ovviamente si staccano nettamente da tutte le altre e fanno un campionato a sé. Poi io continuo a pensare che Conegliano abbia due fuoriclasse assolute che sono e a De Gennaro, e quindi la fortuna di questa squadra in questi anni molto spesso è stata questa, di avere queste due giocatrici, due ruoli fondamentali che hanno fatto veramente la differenza. Sicuramente sì. Prima lei accennava, parlava della squadra di Busto, no? Io credo che la squadra di Busto Arsizio si sia trovata una specie di tsunami addosso quando comunque Fulvio Velasco ha lasciato la panchina per prendere la panchina della nazionale femminile. E io vorrei proprio chiederle, secondo lei, come si ricostruisce una squadra nel momento in cui viene a mancare un perno? Perché è inutile dire che l'allenatore è il perno intorno al quale gira tutta la squadra. Cioè, secondo lei, una squadra come Busto Arsizio, che ha dovuto gestire comunque questo cambiamento importante, come trova le energie e l'amalgama giusta per incanalare risultati importanti? Dunque, sicuramente la squadra di Busto ha messo insieme una serie di ragazze, tutte quante con poca esperienza di uno, quindi tutte accomunate da una gran voglia di emergere e una gran voglia di dimostrare. E questo aspetto sicuramente è rimasto a prescindere dalla presenza o meno di Velasco. Quindi direi che le ho viste giocare più di una volta, sembra anche un gruppo molto unito, e penso che questo aspetto qui
motivazioni fortissime di tutti questi giovani e il fatto che abbiano creato un bell'ambiente abbia permesso di sopperire anche alla partenza dell'allenatore in questo momento. Va bene, e io vorrei chiederle se può di entrare un pochino nel tecnico, no? Io vorrei chiederle in vista della prossima partita, della partita contro Milano, secondo lei su quali fondamentali, cioè non secondo lei, lei lo sa benissimo su cosa avete insistito, però magari se ci può svelare, no? In quali fasi di gioco la Megabox può insistere per tentare comunque di arginare una squadra come Milano? Cioè, secondo lei la fase centrale sarà la fase break? Cioè, secondo lei bisognerà avere pazienza con una squadra del genere oppure bisognerà attaccare subito dalla battuta? Qual è la strategia? No, sicuramente è una squadra che ha sia qualità di gioco con ricezioni positive e con il gioco rapido, sia la possibilità di sfruttare degli attaccanti come De Gon su palla alta che fanno la differenza. Quindi sicuramente sulla fase break sarà comunque impegnativo tenere in testa al di là di come il servizio possa funzionare. Sicuramente l'unico modo è quello di essere abbastanza aggressivi anche nella fase di side out, nella ricezione attacco, in modo tale da mettergli poi un po' di pressione in più. Quindi penso che se riusciamo a fare una prima azione un po' più fluida, sicuramente poi avremo anche la possibilità di rischiare qualcosa di più in battuta e quindi di avere la possibilità di creare qualche break. Però tutto parte dal fatto di riuscire a fare una prima azione in un buon percentuale di riuscita. Certo, voglio chiederle questo, parliamo un attimo dei centrali. Secondo lei la partita che verrà sarà una partita che si giocherà al centro o in banda? Monza è una squadra che ha nell'organico degli ottimi giocatori in tutti i reparti, dipende sicuramente da chi schiereranno a livello di italiane per capire come sarà distribuito poi il gioco, se maggiormente sugli esterni o al centro. Sicuramente in momenti importanti i riferimenti saranno più gli esterni e quindi più opposti ai schiacciatori rispetto ai centrali. Va bene, coach, io la ringrazio non tanto tantissimo per questa chiacchierata, per ciò che ci racconta, per la sua testimonianza che per noi è importantissima, perché comunque, vabbè, io in questo caso sono abbastanza di parte, essendo marchigiana, quindi diciamo ci spero tanto nel colpaccio, però comunque stiamo a vedere come vanno le cose. Io le faccio un enorme, enorme in bocca al lupo per la partita e per il proseguo del campionato e magari ci risentiamo verso marzo-aprile e facciamo un resoconto di questa stagione. Benissimo, grazie a tutti e tanti La auguri di buon ringrazio. Tanti auguri anche a lei, tanti auguri di buon Natale a voi che ci seguite e vi do appuntamento sempre il venerdì alle 20:20 su Wallet2You. State con noi.